Novitis in campo nel 2024 diventa maggiorenne e per festeggiare sceglie l'Emilia-Romagna. A ospitare la 18ª edizione di Novitis in campo sarà l'azienda Agrivar di Palazzo di Varignana a Castel San Pietro in provincia di Bologna nelle giornate del 12 e 13 giugno. A una manciata di giorni dall'evento itinerante dedicato alla meccanica e alle soluzioni per la viticoltura, Omnitrattori.it sarà tra i filari a raccontarvi le anteprime e le novità su trattori, attrezzature e soluzioni genere dei 150 espositori che parteciperanno all'evento. Tra questi annoveriamo produttori di macchine e sistemi per la gestione della chioma e del suolo, per i trattamenti fitosanitari ma anche per l'impianto di nuovi vigneti. E ovviamente non possono mancare i trattori specializzati, le macchine semoventi dedicate alla raccolta, le attrezzature portate o trainate e in generale tutte le soluzioni dedicate alla viticoltura di precisione, nella quale spiccano sempre di più i mezzi robotizzati, che permettono operazioni tra i filari in maniera completamente autonoma. Ma la particolarità di Novitis in campo è proprio quella di essere per l'appunto in campo. Trattori e attrezzature non vengono infatti solo esposte in modo statico. I visitatori possono così assistere a dimostrazioni e prove dinamiche in vigneto, incluse quelle che riguardano i sistemi di irrigazione, di difesa o di fertilizzazione. Non ci resta quindi che vederci nella terra di Sangiovese e Pinonero, insieme a tutto lo staff di Omnitrattore.it e ovviamente alla vostra Giulia, per farvi scoprire tutte le novità di Novitis in campo 2024.